COP21 è la 21ª conferenza delle parti, un appuntamento annuale per fare il punto sulle azioni da intraprendere per affrontare il cambiamento climatico. Le COP nascono dalla Convenzione Quadro sul cambiamento climatico delle Nazioni Unite, firmata da 154 nazioni nel 1992 al Summit della Terra di Rio de Janeiro. Il Summit arrivava 2 anni dopo il primo rapporto dell'IPCC, il gruppo intergovernativo sul cambiamento climatico, con il quale la comunità scientifica forniva le evidenze di un cambiamento climatico in atto e del ruolo giocato dalle attività umane. I paesi firmatari della Convenzione a Rio si impegnavano a perseguire degli obiettivi non vincolanti di riduzione delle emissioni dei gas serra, ritenuti i principali responsabili del cambiamento climatico, e si davano appuntamenti annuali per discuterne, le conferenze delle parti. La storia delle COP è lunga e intrecciata con gli equilibri politici ed economici mondiali. Come indurre le nazioni a prendere provvedimenti e quali nazioni? Quelle che producono più gas serra e in che misura? Il primo atto verso un impegno vincolante a una riduzione delle emissioni arriva con la COP3 nel 1997 a Kyoto. La discussione sull'introduzione di vincoli crea immediatamente tensioni. Trovare un accordo risulta difficile, tanto che al protocollo di Kyoto aderiscono un numero sufficiente di nazioni solo nel 2005, con la COP11 a Montreal. E nelle successive COP viene dettagliato, emendato, esteso, sopravvivendo fino a oggi, ma non riuscendo di fatto nel suo intento di vincolare legalmente le nazioni e soprattutto di includerne una come gli Stati Uniti, tra i principali produttori di gas serra. Alla COP21 di Parigi si vuole arrivare a un nuovo accordo internazionale il più possibile inclusivo e vincolante. Vediamo un po' di numeri. Più 2 gradi centigradi è l'obiettivo per il 2100. È frutto della COP15 nel 2009 a Copenaghen. Secondo l'IPCC, se la temperatura media globale dovesse aumentare di più di 2 gradi centigradi rispetto all'epoca pre-industriale, si avrebbero serie conseguenze sul clima. Eventi estremi, innalzamento dei livelli del mare, eccetera. Per raggiungere l'obiettivo più 2 gradi centigradi si prevede un taglio delle emissioni di gas serra che va dal 40 al 70% entro il 2050 e 0 emissioni entro il 2100. Più 1,5 gradi centigradi è un obiettivo più ambizioso che molti, tra i quali l'Italia, ritengono più opportuno perseguire, ma su quale non c'è accordo. 196 sono le parti che si incontrano a Parigi. 195 paesi più l'Unione Europea, 40.000 le presenze attese, 180.000 metri quadri di spazio a disposizione per la conferenza e le attività correlate, 750 i partecipanti al forum sull'innovazione sostenibile, dedicato alle imprese e alla finanza, 3.000 i giornalisti, 13 giorni di incontri ed eventi. In previsione della conferenza di Parigi è stato chiesto alle parti di fornire il proprio piano di riduzione delle emissioni e adattamento. 146 paesi hanno risposto in tempo per entrare nel rapporto pubblicato il 30 ottobre 2015. La sintesi del rapporto è che se queste nazioni rispettassero i piani proposti, si avrebbe un aumento compreso tra 2,7 e 3,5 gradi centigradi al 2100. Assodato che comunque un riscaldamento globale si verificherà, si vuole agire su 2 fronti. Mitigazione, cioè limitare il più possibile l'aumento di temperatura, e adattamento, cioè ridurre le vulnerabilità agli impatti attesi, ad esempio siccità, aumento del livello dei mari, perdita di biodiversità. Le principali fonti di gas serra sono la produzione di energia, la produzione industriale, ma anche i trasporti e la deforestazione delle foreste tropicali. Le azioni di mitigazione sono rivolte a ridurre queste emissioni, promuovendo ad esempio l'uso di energie rinnovabili o l'impiego di tecnologie più efficienti o sistemi di trasporto con minori emissioni. Con COP21 si vuole introdurre nell'accordo sulle emissioni un meccanismo di controllo e di revisione delle quote da applicare a partire dal 2020 ogni 5 anni. Sempre dal 2020 si vorrebbero stanziare 78 miliardi di euro l'anno, 100 miliardi di dollari, per aiutare i paesi in via di sviluppo a fronteggiare il cambiamento climatico
e ad intraprendere forme di sviluppo sostenibile. Questo impegno nasce dalla COP16 di Cancun nel 2010. Le risorse dovrebbero arrivare dal pubblico e dal privato. Una parte di queste risorse passerà per il Fondo Verde per il Clima, istituito alla stessa COP16. Le premesse per raggiungere un accordo ci sono, ma tutti i paesi, compresi Stati Uniti, Cina o India, vorranno adottare impegni vincolanti per raggiungere il fatidico più 2 gradi centigradi?